funzionari di provata esperienza che hanno svolto la loro attività in altre questure, testimonianza dell'attenzione che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza pone su questo territorio, come sapete caratterizzato dal grande flusso migratorio. Proprio stanotte sono sbarcati al Porto Empedocle 281 persone, pertanto stiamo strutturando e organizzando i servizi e così abbiamo anche l'hotspot con numerose presenze. Chiaramente la squadra della Questura non si rivolge soltanto a gestire il fenomeno migratorio, che come sappiamo è rilevante, ma a gestire il controllo del territorio con una continua presenza dei nostri poliziotti e delle nostre poliziotte su tutto il territorio della provincia e del centro cittadino. I risultati ci premiano perché questa continua attenzione che è stata posta fa salire enormemente la vetta dei controlli e scendere chiaramente l'incidenza dei reati anche di microcriminalità. Pertanto possiamo dire che il territorio è veramente sotto la nostra attenzione e presenta un largo margine di sicurezza per cui i cittadini possono stare tranquilli. Chiaramente una raccomandazione che rivolgo a tutti è di cercare di rispettare le regole, soprattutto ai ragazzi, no? Nelle situazioni della movida. Infatti è proprio in giornata odierna che notificheremo dei provvedimenti di sospensione di alcune licenze, perché i titolari degli esercizi non hanno rispettato le regole che sono state imposte dalle ordinanze dei sindaci circa gli orari di intrattenimento e tutte le modalità dell'intrattenimento, sia perché notoriamente controllati e valutati il ricettacolo di pregiudicati. Pertanto questo non si può consentire e quindi tutela della sicurezza pubblica H24, quindi a tutto tondo. Mentre le feste attirano la presenza di molti turisti, perché questo è un territorio bellissimo, come sapete anche il meteo ci aiuta in questi giorni di grandissima temperatura mite e sole, e quindi avremo la presenza anche sicuramente di tanti turisti sul territorio. Pertanto maggiore attenzione da parte nostra, maggiore attenzione cerchiamo di stimolare nella popolazione. Noi saremo presenti e vigileremo, però aiutateci a rendere questo territorio sicuro al 100%. Eh sì, sono pronta a questa nuova avventura. Io vengo dalla Questura di Venezia, porto con me il bagaglio di esperienze. Sono stata accolta benissimo, devo dire, in questa nuova realtà, sia dal mio personale che ho già conosciuto, sia da parte almeno della cittadinanza che è venuta anche a conoscermi. Quindi sono pronta per questa nuova sfida. Mi hanno un po' detto, cioè chiunque dico Palma di Montechiaro mi guarda un po' coso aspetto, buona avventura, però qualcosa secondo me sta cambiando. Ho avuto qualche sposto, qualche morte, denuncia. Devo dire che la cittadinanza mi sembra mutata, vedo un nuovo contesto rispetto a quello che mi avevano raccontato in passato, quindi sono fiduciosa. Penso di ritrovarmi, come dire, a far fronte a una delle emergenze più significative nel nostro territorio nazionale. Siamo notoriamente definiti porta d'Europa e chiaramente il motivo è il fatto che facciamo parte di questa rotta, diciamo, di sbarco di gran parte, diciamo, dei migranti che partono dalle coste del Nord Africa. È assolutamente un incarico molto stimolante che non ho dubbi mi farà crescere molto sia dal punto di vista personale che professionale. Spero e metterò tutto il mio impegno per poter in qualche modo lasciare qualcosa anche io a questo ufficio e apportare, ove sia possibile, anche un qualche miglioramento.